Ciao gente, bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di film d'animazione amati dal pubblico e di quelle che sono le loro copie. Saranno esclusi A Bug's Life e Zeta la formica perché ne ho già parlato in un vecchio video. Che cosa hanno in comune questi due film? Per iniziare, i protagonisti sono tutti e due dei cattivi. E oltretutto gli scagnozzi portano lo stesso nome. Che cosa voglio dire? In Cattivissimo Me ci sono i Minions e in Megamind c'è Minion. In entrambi i film c'è un gruppo di animali che per motivi differenti finisce su un'isola. In questo caso si può pensare che uno zoo in fuga sia, tra virgolette, la brutta copia del film Madagascar. Ma è stato confermato che la Disney stava lavorando al progetto da molti anni prima che la DreamWorks iniziasse a lavorare al suo film. Ricordiamo che episodi del genere sono già successi tra la DreamWorks e la Casa del Topo. Una delle poche differenze tra i due film è che il Nat Job è uno scoiattolo e non un procione a mettere in piedi la banda. Qui direi che si capisce bene chi ha preso spunto da chi, considerando anche le date d'uscita dei due film. Ed ecco qui un altro scontro Pixar vs DreamWorks. In entrambi i film, entrambi i protagonisti sognano di diventare grandi corridori e entrambi a fine film imparano la stessa lezione che potrei anche svelarvi, ma meglio se non ve la dico. Questi due film apparentemente hanno poche cose in comune, però avete presente la trama di Toy Story? Ecco, sostituite i giocattoli con gli animali domestici e sostituite il personaggio di Andy con il personaggio di Katie. Vi uscirà fuori Pets. Ringrazio, come sempre, coloro che si sono iscritti al canale e che hanno messo like ai video e grazie molte per la visione.